grave che un premier tecnico che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono peraltro. E vorrei ricordare che noi sin qui abbiamo sempre e continuiamo a sostenere il governo con lealtà, correttezza. Quelle confidenze del sociologo De Masi hanno aperto una frattura tra i pentastellati e il premier Draghi, scatenando la furia di Beppe Grillo. Conte accusa il capo del governo di aver chiesto a Grillo di rimuoverlo dal Movimento 5 Stelle, un'intromissione grave per l'ex premier che chiede un chiarimento politico e attarda se la sale al colle per un colloquio di un'ora con Mattarella. Non è mai successo, è la smentita che arriva da Palazzo Chigi. Insomma, ore tormentate quelle nel Movimento, con il garante ripartito alla volta di Genova perché stanco. Nonostante la telefonata chiarificatrice tra Draghi e Conte, si teme per la tenuta della maggioranza, anche se il leader pentastellato nelle scorse ore era stato chiaro. Del nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché? Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani. Le preoccupazioni del Presidente del Consiglio comunque non finiscono qui. Le tensioni non sono solo quelle con i pentastellati, ma anche con la Lega che si è messa di traverso sullo Ius Scholae e la cannabis, ottenendo il rinvio dalla Camera.